conclusione del progetto Gutenberg all'Istituto Comprensivo di Sellia Marina. I giovanissimi studenti hanno incontrato l'autore Antonio Ferrara e con lui, in occasione dell'ultimo appuntamento in programma per l'edizione 2015 del progetto ideato da Armando Vitale, hanno discusso di adolescenza e della passione per la lettura. Leggere aiuta a crescere, da vivere consapevolmente, a viaggiare, condividere, a conoscere e a conoscersi. È un esercizio, una buona abitudine che il Gutenberg ha sollecitato tra i giovani studenti di tutte le scuole calabresi che hanno aderito a questo progetto che ha consentito ai ragazzi di dialogare anche con chi c'è dietro un buon libro. Io all'inizio faccio un po' lo scemo, per così dire, nel senso che provo a far abbassare le difese dei ragazzi circa quello che loro sospettano che sia uno scrittore, magari morto, magari muffo, noioso. La mia idea è soprattutto fare in modo che si fidino dell'interlocutore, che sospettino che nei libri o si ride o si piange, comunque ci si emoziona. E poi ho letto anche un brano tratto da Scappati di mano, che è una raccolta di 6 racconti accompagnata dai commenti di uno psicologo, Filippo Mittino, e questo libro ha l'obiettivo di mostrare loro che la letteratura per ragazzi li riguardi, che sia una sorta di educazione sentimentale. Tu ti formi proprio in base ai libri che leggerai o che hai già letto. Scrittura come prolungamento del proprio sentimento. E quindi i libri possono fare formazione, nel senso che possono aiutarti a imparare a nominare e a condividere le tue emozioni. E quindi formazione sentimentale, altrimenti poi non succederà mai più nella vita. Se scopri che i libri di narrativa non sono libri di dovere, libri di testo, ma sono libri di piacere, il gioco è fatto. E si gioca molto in questo tipo di incontri, in quell'ora e mezza dove tu fai sospettare che gli scrittori, uno, spesso sono vivi, e soprattutto due, scrivono cose che ti riguardino, sia nel linguaggio che nei contenuti. Colpito come l'autore potesse essere vicino ai ragazzi, in quanto non era solamente un progetto formale per discutere dei libri, ma l'autore era proprio vicino a noi ragazzi, anche scherzando e raccontandoci le sue vicissitudini.